Allora, ora la mia preferita la faccio finire su YouTube perché tu non ci crederai, ma lei è Gattaluna Kimono Blu, che ha un canale YouTube molto seguito di make up. Lei è una grandissima. Ma io l'ho già vista sta ragazza, fai i video? Lei no, ma lei è una make-up artist che ormai, allora venendo qua da un po' di tempo, e ci tenevo visto che Paola lei è una delle mie clienti. Oh, e beh, ci credo. Preferite e storica soprattutto. Allora facciamo una cosa, perché ci sta tutta. Fate qualcosa, perché voglio che voi due vi incontriate e ci facciate vedere qualcosina, un prodotto, perché sai perché Paola per me è fondamentale, perché dà un'altra rappresentazione, non solo persone bellissime come te, ma altre persone bellissime adulte come Paola. Diciamo il quindi quello che la sua mega, esatto. Non solo per i professionisti, ma a parte la vita quotidiana, ma soprattutto per noi persone comuni. E allora, andiamo, fateci vedere. Qualcosa, Matte. Considera che Paola viene dal profondo nord e è venuta a vedere un po' Napoli. E dove vivi adesso? È vicino Milano. Allora, ci sono le nuove Lockheed che sono delle tinte labbra indelebili. Quindi hanno una tenuta veramente estrema, hanno un finish opaco, però rispetto alle comuni tinte sono un pochino più idratanti. Sì, perché il guaio delle tinte... Queste non seccano assolutamente. Che seccano a volte. Come si chiamano? Locked Kiss. Ok. E non sono quelle col cappuccio classico? No, è proprio un nuovo pack. Ah, è vero. Oppure queste sono le classiche, assolutamente sì. Queste sono semplicemente, sono più o meno lo stesso finish, però sono un pochino più... secche. E poi come novità abbiamo anche, vieni Paola, Studio Fix Airwave All Over Face Pen, che è un prodotto da utilizzare, molto pratico perché si può utilizzare sia come fondotinta che come correttore, e in base all'utilizzo che ne devi fare, con un click ti esce il prodotto necessario per l'applicazione. Questo è un bellissimo prodotto. Lo vuoi provare? È leggermente più idratante rispetto a... Lo puoi provare uno ma sono truccata. Ah, o sulla mano? No? Come vuoi? Sulla mano, dai. Così. Però vediamo questo nuovo prodotto. Vai. Allora, il finish naturale, wow, guarda, con un click ti esce la quantità giusta da applicare. Vai pure tu che hai la mano esperta. Ha estrema coprenza, però è molto molto idratante. Mamma mia, guarda come lo senti. Guardate, non si vedono più le vene, eccezionale. Guarda con un solo click praticamente quanto ne abbiamo. È stupendo. Come si è uniformato bene e quanto bene ha coperto. E soprattutto, guarda, vedi il finish com'è luminoso, non è estremamente matte e va bene per ogni tipo di pelle. Sia come correttore che come fondotinta. Ok, per me che colore ci vorrebbe? Tra l'altro noi siamo in promozione, abbiamo il 20% di sconto. Ottimo. Se lo vogliamo dire a qualcuno, però è solo per oggi. Va bene, però verranno per la festa della mamma. E senti, se io volessi, per esempio, comprarlo per lei? No, per me no. Per te? No, per me no. Sicura? Per me sì. Sicura. Però per te, un colore per te, così cerchiamo di capire. Per me, la make-up artist, questo come sottotono beige, questo come colore. Ovviamente te ne proverei un pochino sul viso, non sulla mano. Sì, però questo come colore già per te, come tonalità, potrebbe andare. O al massimo un mezzo tono un pochino più caldo. Possiamo vedere se andiamo di là, abbiamo la luce. Vi seguo, io vi seguo. Però Lucio. Stai pronto a tagliare perché... No, sono donne pericolose. No, vai. Eccoci qua. Se stai più comoda, senti un altro come preferisci. Vai. La gavetta corta, vediamo se riesco a salire perché c'ho la gavettina corta. Ce la faccio. Oh, che soddisfazione! Ce l'ho fatta. Eccoli qua, mi metto di qua. Facciamo questa sessione. Sessione di trucco. Eccole qua. Che avete comprato da Glio? Allora, come si... No, loro, guarda, davvero sono carinissimi.
grazie. Una bellissima tinta labbra. Che colore? Guarda, preparati, è bella. Ah, è un malva. Il mio tuo rosato non è un malva, molto bella. Che bello, vedi quando... Sì, sono belle. Che carina che è. Allora, Paola, no, te, ti volevo fare conoscere questa cosa perché dolcissima, favolosa, è bravissima. Si chiama? Lo sai che non lo ricordo. Non lo ricordo, ma ora glielo richiedo. Ma sai quelle persone... ricordami il tuo nome, perché sono quelle... Perché sono quelle persone che vedo sempre quando è, però... Ti sfugge, certo, il nome. Questo è un Barbara. Prodotto nuovissimo, è Studio, sì, sì. Fix Everywhere All Over. Aspetta, Face Pen. Ma che particolare. Sì, che può essere fondotinta, sì, e correttore. Esattamente. Allora, fai quello che vuoi. Fai di me ciò che vuoi. Fai di me ciò che vuoi. Ho preso una spugnettina, me lo uso per provartela. Stiamo leggermente la mascherina. Ovviamente va provato sempre in questa zona perché non si deve creare distacco tra il viso e il collo. Giulia me lo diceva sempre. Non ha senso prendere un prodotto che deve andare anche sul collo. Quindi. Il colore è questo, che bello. È un sottotono beige, pelle elegante e luminosa. Vero Paola? E mi piace. Poi vedrai anche tu. E mi piace. Applicato ovviamente con un chiotto, il modo migliore è sempre un pennello, però anche io una... amo la stesura col pennello, ce l'ho, me lo sono anche portata di quanto, quindi comunque picchiettato o altrimenti per una stesura meno coprente con un pennello chiaro che te lo stende. Chiaro, vada con il colore che tu hai magistralmente individuato e... Grazie, quindi qual è il tuo, così chiudiamo e salutiamo. È un NC25. NC25 sta per cool. Esattamente. Che non è una parolaccia, che non è un non pronunciato. No. Cool, tutte brave ragazze qui, nessuna, esatto, parola. Perfetto, e noi ce la accattiamo con lo sconto. Wow, che fortuna per una volta da Marco. Fantastico. Ciao. Per la festa della mamma. Ciao, grazie a voi.